Audio Jungle. Buonasera e ben ritrovati nella nostra trasmissione WISP Sport per Tutti, sempre negli studi di TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. In questa nostra trasmissione noi parliamo e vogliamo parlare di sport come benessere, ma vogliamo parlare anche e soprattutto di sport da quando c'è stato il TAN Libera Tutti e quindi la ripresa dell'attività sportiva, ma anche una ripresa molto difficile e complicata. L'ospite di oggi è una cara amica che abbiamo avuto ospite anche in altre trasmissioni e in occasione di altri argomenti di cui abbiamo trattato ed è Ivana Coccia. Benvenuta Ivana. Grazie e buonasera a tutti. Ivana, ti abbiamo persa, spero che tu ci possa sentire, intanto io continuo benissimo, okay, sei tornata. Continuo a presentarti, Ivana Coccia è la responsabile del settore di attività ginnastica della WISP Abruzzo Molise, un incarico prestigioso, importante, ma lei è anche la presidente di una sua associazione sportiva dilettantistica che è la Gimnicantea, che noi conosciamo molto bene perché opera nel settore professionistico ma anche nel settore amatoriale. Senti Ivana, allora cominciamo subito con te a parlare di questo tema che annunciavo proprio all'inizio. Dai primi di giugno c'è stato il TAN Libera Tutti e c'è stata la ripresa dell'attività sportiva. E in realtà questa è una ripresa molto complicata e molto difficile, soprattutto in alcune condizioni. Ce ne vuoi parlare un po' tu per quello che consta a te, per quella che è la tua esperienza? Sicuramente questa ripresa molto difficile perché diciamo che a giugno riprendere l'attività sportiva è molto difficile, anche perché i corsi diciamo che in questo momento della stagione poche bambine riprendono l'attività. Noi abbiamo lavorato col settore agonistico, però è ovvio che questo comporta solamente tante spese. La ripresa con i gruppi è veramente molto difficile. Senti, ascolta, stavi dicendo appunto che avete continuato con il settore agonistico perché quello comunque era un settore che nonostante il lockdown e le chiusure era stato salvaguardato. È vero che ci sono state tantissime spese, però per esempio per delle società come la tua e per delle istruttrici, delle tecniche come te che operano e lavorano soprattutto con le palestre scolastiche, il problema è ancora presente? Sì, il problema diciamo che è molto grande. Nella nostra società noi abbiamo attività diverse, che oltre alla ginnastica ritmica noi abbiamo anche la ginnastica artistica. Le palestre di cui usufruiamo sono una, quella comunale dove gestiamo la ginnastica ritmica, e poi abbiamo quella provinciale con la ginnastica artistica che da febbraio del 2020 noi non abbiamo ancora avuto, e quindi diciamo che un settore bloccato completamente perché la provincia non ci ha permesso ancora di rientrare in queste strutture. Senti, ma come mai con la struttura, la palestra provinciale non è stato ancora possibile rientrare? Cioè, qual è la differenza rispetto alle palestre comunali, per esempio? Guarda, me lo chiedo anche io, sinceramente. Col comune di Ortona, diciamo che con le istituzioni, con l'assessore allo sport, perlomeno abbiamo comunicato e con il permesso della federazione di attivare comunque
il settore agonistico noi abbiamo comunque continuato, mentre con il settore della ginnastica artistica la provincia, diciamo che non ci ha dato nemmeno risposta. Tutte le palestre provinciali, quelle di Chieti, sono, diciamo, praticamente chiuse, non solo per la mia attività, ma anche su tutte le altre attività sportive nel territorio. Senti, però sono soltanto le palestre di competenza provinciale che riguarda Chieti, per quello che tu, che insomma, di cui sei a conoscenza, sì. La provincia di Pescara, Teramo, invece? Guarda, che mi risulta è Chieti, poi non so, sinceramente, Pescara credo che stiano lavorando, Teramo non lo so, perché comunque ho delle colleghe che hanno avuto anche loro problemi. Anche nei comuni, comunque, dipende da comune a comune, dove ci sono chi magari ti dà il permesso e chi no, perché è stato molto restrittiva la cosa. Poi dalla riapertura ovviamente i permessi sono stati dati un po' a tutti, anche se con la riapertura i corsi sono molto molto, diciamo, ancora fermi, perché perlomeno io non ho avuto una risposta così positiva, perché d'estate, forse essendo anche noi un paese di mare, i genitori magari preferiscono portare i bambini al mare, non adesso farli fare un'attività sportiva dentro una palestra. Quindi voglio dire, fondamentalmente quello che stavamo dicendo all'inizio, c'è una ripresa, o meglio, una possibilità di riaprire, di ricominciare, però poi di fatto rimane ancora tutto fermo e tutto bloccato. E soprattutto continuano a maturare le spese e i costi di mantenimento di tutta una serie di organizzazioni, sperando e confidando solo nel fatto che poi forse a settembre si possa veramente ricominciare, sperando che vada tutto bene, che non succeda niente di particolare. Sì, noi la nostra speranza è la riapertura a settembre, sicuramente, dove speriamo di ricominciare alla grande. Noi abbiamo lavorato con il settore agonistico, con la WISP abbiamo fatto i campionati nazionali a Cesenatico, abbiamo avuto 19 podi, quindi tantissimi, però ovviamente arranchiamo perché le spese, insomma, sono più delle entrate, quindi facciamo molta difficoltà. E insomma, quindi oltre al sacrificio che è quello di allenare per quanto riguarda le allenatrici, gli istruttori, e quello di allenarsi per quanto riguarda invece poi le allieve, ci sono anche tutte queste complicazioni. Però va bene, speriamo che questo possa andare bene, e soprattutto vogliamo lanciare un appello a quegli amministratori della provincia di Chieti affinché si adoperino, comunque siano un pochino più solerti nel verificare se ci sono le condizioni, oppure nel rimuovere quelle che sono le impossibilità, affinché si possano quantomeno restituire le palestre e darle in uso a queste società, altrimenti, voglio dire, parliamo di riaperture, di ripartenza, ma poi di fatto non creiamo le condizioni reali e concrete per poter far ripartire alcunché. E sicuramente, forse non nel periodo estivo, soprattutto per le località, come dicevi tu, Ivana, che fortunatamente si trovano lungo la costa, quindi si pensa al sole, al mare. Ma a settembre per i ragazzi sarà fondamentale e sarà vitale riprendere un'attività fisica, un'attività sportiva. Sono stati veramente troppo tempo chiusi in casa, e di virtual, per quello che si è potuto fare, comunque non ci si può sicuramente saziare. Senti Ivana, invece io vorrei che ora tu ci raccontassi un po' le tue sensazioni, le tue emozioni, ma anche le tue soddisfazioni su questi campionati che siete andati a fare, che comunque vi ha visto conquistare 19 podi, lo hai appena detto. Sì, siamo stati molto felici. La tecnica che prepara poi le ragazze del settore agonistico, Giada Orlandi, che poi è mia figlia, è stata sicuramente soddisfatta del risultato. Le ragazze hanno ben figurato e di meglio non potevamo avere. Sicuramente per loro è stato uno stimolo a ricominciare a fare sport in un certo livello, e niente, noi ci auguriamo a settembre di veramente di ricominciare al meglio, perché ovviamente è stato uno stop forzato e molto duro, anche perché molti ragazzini, dopo tutto questo fermo con la DAD a scuola, sicuramente hanno meno stimoli e meno voglia anche di ricominciare, perché si è anche creato questo.
Quindi ora bisognerà fare in modo da, come dire, coinvolgerli o comunque attrarli, attirarli e ripartire, rimettersi in discussione. Senti, ma quante squadre c'erano a Cesenatico? Venivate Oddio, da tutta Italia? erano circa 6.000 ragazzini presenti, quindi per questo siamo più che soddisfatti. Poi, oltre Cesenatico, c'è anche da dire che noi con la nostra società, mia figlia ha accompagnato il gruppo agonistico a Italia's Got Talent, quindi abbiamo avuto una bella esperienza anche in questo settore televisivo e insomma, sicuramente. Nonostante la pandemia, nonostante le restrizioni, siamo riuscite a creare del nostro meglio, a creare un gruppo compatto che è riuscito a farsi valere anche in questo. E guarda, proprio di Italians Got Talent, questa è stata un'esperienza ed è stato un momento che noi abbiamo condiviso insieme a voi come telespettatori, vi abbiamo supportato, abbiamo tifato per voi, ma e sono state poi bravissimi questi ragazzini, queste ragazzine sono state veramente belle nella loro esibizione, molto brave. Ma voi come vi siete sentite? Perché quello è un mondo un po' diverso rispetto a quello della gara, della competizione. C'è un altro tipo di competizione. Sì, sicuramente quello è proprio un altro mondo, diverso, sicuramente non è quello che noi viviamo con lo sport. Noi abbiamo fatto con la WISP un progetto con i Cataclò qualche anno fa, forse 7-8 anni fa, e da questo abbiamo preso spunto proprio a quello che abbiamo poi riportato nella trasmissione di Italia's Got Talent. Abbiamo tra queste praticamente preparato queste ragazze che sono del settore agonistico e tanta emozione, le luci del palcoscenico sono diverse da quelle di gara sicuramente. E le bambine quando sono tornate, le bambine, le ragazzine quando sono tornate o comunque diciamo non sono state scelte perché poi comunque è difficile in quel contesto scegliere cose meglio, cose peggio perché sono tante le variabili, no? Non è che si misurano o si confrontano sulla stessa tipologia della prestazione, chi canta, chi fa acrobazie, chi fa magia, chi fa altre cose, quindi voglio dire una comparazione abbastanza complicata. Loro si sono, come si sono sentite? Guarda, è stato per noi sicuramente una boccata d'aria fresca, tanta felicità per le ragazze, perché comunque un settore nuovo, poi ragazzine adolescenti che con la TV sicuramente per loro emozionante. Diciamo soddisfacente, insomma, sicuramente a loro è stato appagante come esperienza. Allora, Ivana Coccia, la Gimnicantea, tutto il settore della ginnastica di cui sei responsabile qui per quanto riguarda la WISP Abruzzo Molise, quali sogni nel cassetto ha? Cosa vorrebbe vedere, cosa vorrebbe proporre da domani, ma voglio dire forse anche da settembre in poi? Allora, sogni nel cassetto al momento ne abbiamo non pochi, però uno è, speriamo, un sogno molto facile, presumo, da realizzare, cioè quello di ricominciare con i nostri corsi tutto nella normalità. Purtroppo la pandemia ci ha reso sicuramente, a tutti molto vulnerabili in questo settore. E niente, noi abbiamo fatto ieri, siccome di solito ogni anno facciamo il saggio di fine anno, quest'anno non l'abbiamo potuto fare, abbiamo fatto una caccia al tesoro a tema in palestra con le ragazzine agoniste e preagoniste e quelle poche ragazzine che comunque hanno ricominciato a giugno. E niente, ci aspettiamo solo e vogliamo solo un po' di normalità. Quindi il grande sogno nel cassetto è la normalità e poi come primo gradino per cominciare di nuovo a risalire questa bella gradinata, questa bella scalinata e portare in casa grandi conquiste e altri sogni che pian piano sicuramente matureranno. Io, Ivana, ti faccio un grande in bocca al lupo e ti auguro e
mi auguro, ci, auguro a tutti che veramente si possa ritornare alla normalità, dove non si possa, non si debba più parlare di un tana libera tutti oppure di un tutti dentro tutto chiuso, perché è estremamente complicato. Come hai appena detto tu, ci ha reso veramente molto fragili e in parte anche un po', come dire, poco entusiasti nelle cose. Siamo tutti molto più cauti, siamo spaventati in realtà. Però un po' di coraggio, un po' di gioia, un po' di briosità e avanti, andiamo avanti. Di nuovo in bocca al lupo, grazie per essere stata con noi, Ivana. Crepi il lupo oppure viva il lupo, come si suol dire, e niente, quello che ci auguriamo tutti infatti è questo, un po' di gioia e serenità per tutti. E dai, spero di poterti riavere come ospite a settembre con un entusiasmo, una brillantezza che ti appartiene. In questo momento sei un po', come dire, un po' spenta, leggermente spenta, però immagino che il periodo, insomma, è tutto molto complicato. A presto, grazie di nuovo e saluto e ringrazio il pubblico e i telespettatori che ci hanno seguito da casa, a cui lascio appuntamento la prossima settimana con un'altra puntata. Audio Jungle. Jungle.